E dopo il ricordo del centenario del Piave, ben altri fronti di ugual difficoltà si aprono agli orizzonti d'Europa. Atene, per esempio, ha detto che non paga perché non ha i soldi per il Fondo Monetario Internazionale. Poi, chiaramente, la ripercussione l'onda lunga vede un'Europa a rischio tilt psicologico. Ma non è tutto, perché se andiamo a vedere i risultati del voto sia in Polonia che in Spagna vincono i populisti che praticamente si rifanno all'antieuropeismo. In Spagna la sinistra anti-Unione Europea con Podemos conquista la maggioranza a Barcelloni. E in Italia? In Italia Berlusconi col cappello, vedete, col cappello Nava, praticamente ha un casco semi-integrale che la sera appoggia sul comodino, va da Fazio e dice: il mio erede non si è fatto vivo. Io maestro, giusto che il mio babbo mi ha rifiutato e non mi riconosce come figliolo. Berlusconi, visto che insomma stai benino anche te. Mi babbo, non so se sta meglio di te, ma anche te ne stai male. Onne qui l'erede. Mi chiamo Leonardo Franceschi, abito ad Arezzo, in Corso Italia. Il numero non lo dico, se no la cicala fitta così. Però insomma ci sa. Guarda Silvio, potrei essere il tuo figliolo perché la fica mi piace da morire, indipendentemente dal fatto che rispetto le unioni gay, in chiusura vorrei dire, le unioni gay con la reversibilità della pensione io le accetto e le condivido. Sul fatto dell'adozione ho qualche sospetto, perché quando il bambino dice babbo e gli s'avventano non due, o mamma e gli s'avventano non due, insomma i ruoli vanno rispettati, anche perché, ripeto, come diceva la mi pora bisdonna Carmela, grattugia con grattugia un fa formaggio.